Sindaco Valvano, lei ha definito un po' strumentali e fuori luogo le polemiche avanzate dal Movimento 5 Stelle sulla tassa della Tari Amelfi, che va ricordato è il luogo della Basilicata dove questa tassa incide sicuramente di meno sui cittadini. Voglio dire, io lì comprendo perché sono alla ricerca di ragioni per dire qualcosa e l'opposizione ha questa tentazione perenne in corpo. Poi secondo me non dovrebbero usarla così, però è un altro ragionamento. Intanto faccio rilevare che la delibera sulle tariffe della Tari è stata votata all'unanimità in Consiglio Comunale con il voto dei 5 Stelle. E questo come notazione. Ma sul piano concreto, che è quello che interessa i cittadini, perché questa è nella disputa politicista che penso che poco interessi, fa più parte del gossip, e quello che interessa i cittadini è questo. L'ufficio tributi del Comune ha applicato nel momento in cui è entrata in vigore la Tari, delle linee guida del Ministero dell'Economia. Molti comuni hanno interpretato quella no, nuova norma come fece 3 anni fa il comune di Melfi, quindi molti uffici dei tributi di altri comuni hanno aderito a quella interpretazione. L'ha fatto anche il Comune, in assoluta buona fede. Perché? C'è un principio ineliminabile, è quello per cui se il Comune spende 100 euro per i rifiuti, deve far pagare ai cittadini 100 euro. Per cui, se anziché applicare la doppia tariffa in base al numero delle pertinenze, quindi garage, cantine, depositi, ne avesse applicato una sola volta, avrebbe il comune sarebbe stato obbligato a far pagare una maggiore imposta sull'abitazione principale. Per cui o sull'una o sull'altra, l'entità del gettito complessivo deve sempre essere pari a 100. Per cui quello che il cittadino non paga sulla pertinenza, paga sull'abitazione principale. Per cui quello che può accadere nel momento in cui il Ministero dovesse confermare quello che è stato detto in risposta a un'interrogazione parlamentare, sarà il ricalcolo per tutti i cittadini. Quindi non c'è il Comune che ci guadagna o ci perde, come se il Comune fosse una entità separata dai cittadini. Il Comune rappresenta i cittadini. La legge obbliga a riscuotere l'intera imposta pari al costo speso per i rifiuti, ci sarà una revisione delle tariffe e quindi un ricalcolo per tutti i cittadini. Questo potrebbe accadere e questo noi lo faremo a tutela dei cittadini, ma naturalmente aspettando la conferma da parte del Ministero dell'Economia per il tramite delle associazioni dei comuni italiani, perché è un problema di carattere generale. Eviterei l'allarmismo. Certo, la spettacolarizzazione di una questione che è del tutto, come dire, burocratica, tecnica, giuridica, che naturalmente il Comune non ha alcun interesse, ma a tutela di tutti i cittadini, rivedrà le posizioni se sarà necessario.